Esempio classico, c'è un titolo come Mediobanca che è stato in qualche modo coinvolto in maniera, secondo me, più di Andiamo a vedere il pace. grafico, intanto l'ho aperto. Sì, più che il grafico andrei a fare, io diciamo sono tipicamente, ho un approccio tecnico, però con ragionevolezza ci sono dei momenti di mercato in cui uno è bene anche che guardi altre discipline, non sia troppo integralista per come la vedo io. Qui è successo che il titolo è stato colpito da un brutale sell-off che ha sostanzialmente penalizzato, se ci pensi, le banche che avevano grossi problemi di crediti incagliati. Nello specifico è una situazione del tutto diversa perché sostanzialmente Mediobanca è più vicina al modello di banca di investimenti. Mi vorrei dire che probabilmente le commissioni di performance o quello relativo al gestito si ridurranno, ma diciamo, è stata secondo me penalizzata abbastanza Pietro, impropriamente. Sì. sto guardando il grafico con un time frame settimanale e devo dire che sono davvero molto belle in un'ottica rialzista le due shadow molto profonde che sono state lasciate in eredità dalla candela della scorsa settimana e della settimana antecedente. Sì, in realtà sì, trattasi di un pattern che in analisi candlestick si chiama Twitzer Bottom. Il nome è esotico, ma la meccanica è semplice: sono esattamente due minimi allineati sullo stesso livello. Se fai caso, i due minimi settimanali di Mediobanca sono entrambi posti a 4,60 euro. Che cosa vuol dire molto In concretamente? quell'area c'è chi compra. Esattamente. Quindi io non ho avuto la sveltezza e la capacità di essere così pronto a 4,60 perché non amo molto comprare quando il coltello sta cadendo, ma preferisco che si fermi e inizi a vibrare per provare a prenderlo. Però secondo me i margini di apprezzamento ce ne sono. Anche qui bisogna avere la pazienza di entrare più sulla forza che sulla debolezza, quindi sull'inversione 5,40 a livello chiave, superato il quale ci potrebbe essere un rimbalzo interessante. Strategia di money management, entrerei con una doppia size, cioè con una, come dire, una quantità doppia. La prima, più con una logica di breve termine, sfrutto un eventuale rimbalzo. La seconda, invece, se sono stato così bravo e capace a trovare un'inversione più duratura, con la seconda parte cerco di cavalcare un trend più duraturo. Naturalmente qui il rigore e l'abilità deve essere nell'applicare in maniera disciplinata lo stop loss, che ahimè è piuttosto lontano, abbiamo detto 4,60, ma quello volente o nolente è il livello chiave. Quindi un'operazione non adatta a tutti perché lo stop è molto ampio, però un'operazione ritengo sensata che sfrutti in qualche modo l'emotività che ha colpito spesso in maniera un po' irrazionale alcuni titoli bancari, nonostante non fossero legati alle vicende che tutti noi conosciamo. Pietro,